La nostra funzione è di dialogo tra Israele e Hezbollah. Pensate che mi dicevano che Israele costantemente viola lo spazio aereo, quindi, e lo stesso Hezbollah spara missili a Israele, ok? Diciamo che tra virgolette chiudiamo un occhio, nel senso lo riportiamo comunque all'ONU che è successo questa cosa, ma non rompiamo le scatole come potrebbe fare un olandese o uno spagnolo che una volta hanno preso il comando. Voi pensate, fino al 2009 c'era rimasto il comando a noi, un anno solo sono arrivati gli spagnoli, dopo un anno hanno richiesto espressamente che tornassero gli italiani, perché in questa situazione siamo effettivamente più qualificati nel mondo, cioè nelle situazioni in cui c'è da mantenere una situazione politicamente contrapposta, si è fatto un lavoro egregio e questo ce lo riconoscono tutti, lo stesso ci chiedono in Siria. Quindi creare conflitto in Siria vuol dire distruggere quella cosa, perché la pressione verrebbe subito a sfociare sul Libano. Libano che ha un diretto contatto con Israele. Israele si sta già preparando a difendersi con batterie antimissili. È veramente esplosiva. Poi gli appunti che volevo fare sono due, sono spunti di riflessione perché sono importanti a sapersi. Hezbollah è un esercito molto blando, cioè diciamo sono più milizie che esercito, ok? E hanno razzi che Israele neutralizza facilmente con le sue batterie missilistiche. Il problema è che a fronte di un costo di 80.000 euro per un razzo di Hezbollah, i razzi antimissili di Israele costano 1 milione. Quindi il problema per Israele, il fatto di fermarli, non è tanto un discorso di rischio per le persone, è che gli costa un patrimonio. E l'attacco di Hezbollah è prettamente per massacrarli da un punto di vista economico. Se te gli spari 10 missili, hai speso 10 milioni di euro. Cioè, voi rendetevi conto quanto in un anno il tuo bilancio si distrae verso la parte missilistica. Perché c'è questo... l'aver messo lì la nostra forza di interposizione ha drasticamente ridotto questa cosa. In ultimo, l'ultimo appunto è sull'Afghanistan. La settimana scorsa, quando ero sospeso, la Maria Edera, la Spadoni, era in Afghanistan, doveva fare una visita con il Ministero degli Esteri, era lì con la Pipistrelli. Il Ministero aveva organizzato una visita che doveva essere il non plus ultra per far vedere quanto la missione, perché siccome c'è il rifinanziamento di qui a fine mese delle missioni, cioè voleva far vedere quanto la missione era fatta bene, ma proprio fatta bene, proprio meravigliosa. Praticamente dopo 3 anni hanno fatto saltare una macchina al consolato americano a 1 metro dall'albergo lì a Herat, cioè ruolo di combattimento per tutti, c'era cioè una situazione di drammatica, c'era cioè Pistelli sbiancato, poi spari nella notte, cioè di tutto. Quindi il governo ci ha fatto una figura abbastanza meschina, perché poi quando parli con quelli che sono al comando del COI eccetera eccetera ti mostrano un mondo bellissimo che in realtà non c'è. La situazione come si evolverà in Siria? Con questo gioco della Russia senz'altro si verrà calmerato molto, ma tanto. Voi considerate comunque le navi, gli Stati Uniti non l'hanno tolte ancora. Il problema di fare quella cosa lì è che te ti ritrovi nella stessa situazione della Libia. Attualmente, dopo il casino che è stato fatto in Libia, noi ci si ritrova senza uno Stato libico, ok? Il che vuol dire che il ministro degli interni ha una sua milizia e il ministro della difesa ha un'altra sua milizia, e quando te cerchi di riformare le forze dello Stato, te non trovi nemmeno gli ufficiali perché non sai da che parte prenderli. E quindi te hai distrutto uno Stato, paradossalmente, ma per dirvi quanto è paradossale la situazione, Israele preferisce avere un Assad che è uno Stato che conosce, quindi un nemico che sa affrontare, a rispetto ad avere una miriade di ribelli di cui non sai quali sono le intenzioni, perché il contrasto fra due forze che sono ormai dal 73, quindi quasi 40 anni e si conoscono e si contrastano, sarebbe devastante rispetto a persone che sono veramente dei mercenari. Quindi questo è molto chiaro quando parli con i curdi. I curdi sono quelli che l'hanno preso in tasca a tutti, turchi, iracheni, siriani, tutti. In questa situazione i curdi hanno avuto il vantaggio che, non avendo più le risorse per contrastare i curdi Assad, perché era rovinato nella parte di Damasco e di Aleppo,
ha lasciato la libertà in quella zona. Allora a quel punto lì i fratelli musulmani, che ce l'hanno a morte con i curdi e la parte sotto dei sunniti, hanno cercato di ricontrastare per riconquistare quelle zone. Cioè è veramente una situazione, ma non imbarazzante, proprio te guardi con questa gente e dici, e la soluzione politica, almeno io ti dico quella da 5 Stelle che si sta cercando di approntare, è quella di capire come funziona là. Quindi l'idea nostra sarebbe quella di andare a vedere in Turchia la situazione dei campi profughi, perché comunque voi pensate si parla di più di 2 milioni di profughi, più di 7 milioni di sfollati, muoiono tendenzialmente 85-90 persone al giorno ancora, non con le armi chimiche ma con le pallottole che fanno male lo stesso, per cui non è che cambia molto se gli ammazzino le pallottole, perché la situazione lì a Aleppo è paradossale. Cioè, anche lì Aleppo c'è la parte centrale che è ancora gestita dal governo, la parte intorno è gestita dai ribelli, dentro alla parte centrale dove ancora c'hanno approvvigionamenti non c'è, sembra una situazione tranquilla ma potrebbe essere a Pistoia. Cioè è veramente imbarazzante, perché poi dopo quando la vai a vedere, l'idea di andarla a vedere è per capire direttamente dalle persone cosa sta succedendo, perché in questi 7 mesi di lavoro, almeno nella difesa, io mi sono accorto che spostarsi per verificare quali sono le situazioni è senz'altro l'opzione migliore, perché dai le carte non noti mai lo sguardo di un uomo, e quando si parla di armi, quando si parla di spostamenti di militari eccetera, anche solamente un sopracciglio e si alza ti fa capire come sta la situazione, che un foglio non ti potrà mai dare, che un'audizione in commissione non ti potrà mai dare. Per cui da parte nostra c'è la volontà forte di fare tutta una, se ne fate già tante, siamo quelli che si muovono di più. L'altro giorno, siccome ci si muove parecchio, uno del gabinetto del ministero mi fa, ma senta Artini, ma perché non si può venire anche noi quando vi muovete, perché trovate dei posti che nemmeno noi conosciamo e ci farebbe piacere venire insieme. Quindi considerate il lavoro che era veramente nuovo sulla difesa, si sta facendo in maniera molto pressante. E chiudo, spero veramente, a me mi dispiace perché spero di essere stato chiaro, non è un argomento facile, è un argomento in cui ci vorrebbe, ecco, questo è quello che bisognerebbe fare come comunicazione. In Italia manca una idea di cos'è la difesa e un'informazione su cos'è la difesa, perché se te non hai un obiettivo lavori solamente per chi ti vende le armi, se te hai un obiettivo sai anche come sfruttare o non sfruttare. Ci sono alcuni generali con cui si è parlato che ci hanno detto che potrebbero bastare fino a 70.000 soldati al fronte dei 190.000 che abbiamo attualmente. Dipende dalle specializzazioni che ci vuoi mettere, dipende se vuoi creare una protezione civile, sia quasi una guardia nazionale, per cui hai una parte non militare o comunque non strettamente militare che è da supporto nelle emergenze. Cioè è la mancanza di una prospettiva che altri paesi hanno. Gli Stati Uniti, la Francia, ogni 4 anni rielaborano quello che è l'obiettivo nazionale e la strategia della difesa. Noi è 11 anni e non si fa, il Parlamento non lo ha come regola e questa è un'altra legge che si sta cercando di introdurre noi. Ora, queste sono leggi che purtroppo effettivamente se non ci sei dentro e non le spieghi è molto difficile che vengano fuori anche come leggi da cittadini, perché però stravolgono completamente il concetto di difesa. Perché se te non sai cosa vuoi, te alla fine poi ti ritrovi senza, cioè a spendere 27 miliardi di euro senza sapere a cosa ti sono serviti. Grazie. È veramente una cosa complicata da capire, difficile, bisognerebbe esserci dietro. Se avete delle domande a riguardo, sì, vieni pure, vieni.